piazza principale di Pamplona, una città di circa 200.000 abitanti, capitale della Navarra. E qui siamo davanti al Caffè Irunie, il luogo preferito da Ernest Hemingway, il luogo più iconico di questa città. Pamplona ha una storia millenaria che vi andremo a raccontare. Intanto questa è la piazza principale della città, intorno alla quale è ruota tutta la città. Qui siamo all'interno del Caffè Irunie, il caffè più prestigioso di Pamplona, costruito, si è aperto per la prima volta nel 1888. Questo caffè è stato il primo caffè della città anche ad avere energia elettrica, per questo era tanto, tanto affollato. Allora, nel 1923, per la prima volta in città, sbarca Ernest Hemingway. All'epoca era un giornalista famoso, anche se era molto giovane, sarebbe poi stato insignito del premio Pulitzer e anche il premio Nobel per la letteratura. Il giornalista, scrittore americano, arrivò nel 23 e si innamorò di questa città, per la tradizione, per la corsa dei tori, per tante cose, ma anche di questo posto. E fu qui che Hemingway scrisse il libro prestigioso, quello della fama mondiale e anche un premio internazionale, La Fiesta, ma in questa sala iniziò a scrivere anche, perché suona la campana, un vecchio di mare, per il giro una festa, e l'ultimo che non mi ricordo, ma ancora non lo ricordo. Vedete, il locale è rimasto esattamente come era quello che stava Hemingway. Adesso andremo in quella partitina che vedete. Andiamo a vedere un posto particolare che rinconda Hemingway, l'angolo di Hemingway, che è forse il luogo più visitato di questa città. L'angolo di Hemingway. Vedete tutto quanto più silenzioso, così tranquillo. E qui ci sono le foto d'epoca, di come era allora. E questa qui. Vedete, c'è fotografia di Hemingway, che sono dappertutto, ovunque. E questa è qui è la statua del buon Ernestino. Mi ero dimenticato di dire Addio alle armi, l'altro romanzo che lui ha iniziato a scrivere in questo luogo. Praticamente tutti gli scrittori sognano di diventare come lui, almeno gli scrittori e i giornalisti. E in tanti vengono da tutto il mondo con i loro taccuini, in questo luogo si siedono e cercano di trovare ispirazione, cercano di cogliere un pochettino del genio di quest'uomo che purtroppo ha avuto una fine tragica, ma una vita meravigliosa. Chiesa di Santa Maria, cattedrale di Pamplona, costruita a partire dall'XI secolo in stile romanico. Qui siamo in una parte più antica della città, perché delle rovine romane, che viene ricordata nel 72 a.C. è stata fondata Pamplona da Pompei, pensate un po'. E è una città che appunto è nata quasi mille nel città del 2100 anni fa. È stata romana fino a che i visigoti l'hanno invasa, come hanno preso tutta quanta la Spagna. Dopodiché a un certo punto arrivano gli arabi. Gli arabi conquistano Pamplona all'inizio dell'VIII secolo, cioè 700 e qualche cosa, 712, e dopodiché la città, un secolo dopo, viene conquistata a sua volta da Carlo Magno. E con la conquista di Carlo Magno finisce la dominazione araba di Pamplona, inizia la dominazione cristiana. In realtà dal 700 in poi Pamplona è una sorta di città delle religioni, perché gli arabi non impongono la loro religione, i cristiani continuano a esistere, però insomma arriva Carlo Magno e Pamplona diventa il centro di qualcosa, quello che poi sarebbe stato il regno di Navarra.
mantiene la propria indipendenza. La propria indipendenza perché non viene conquistata dalle libertine. Fatto sta che Pamplona, a differenza della stragrande maggioranza delle altre città della Spagna, è una città, diciamo così, cristiana e non araba, da poco dopo il 700, dopo Cristo. È una città, Pamplona, che ha antichissima origine, che ha una stratificazione di cultura, e che tutto questo si può trovare in città. L'Occidente non è una civiltà, né un luogo geografico, è un territorio mentale che suppone un orizzonte di umanità basato sulla libertà, la solidarietà, la dignità della persona. È esattamente quello che noi occidentali ci dimentichiamo sempre. Siamo convinti di essere una civiltà e siamo convinti che noi siamo gli unici portatori di tutti quanti questi valori e gli altri non ce l'hanno, quindi facciamo guardare al mondo. Ecco, nella Basca Pamplona, questo viene ricordato dentro la sua cattedrale. Allora, qui viene ricordato che l'Occidente è un incontro di tante civiltà. Non siamo un'unica civiltà superiore, siamo la mescolanza da tantissime civiltà, prima di Dio. E qui viene fatto un elenco di cose. ONG, globalizzazione, pluralismo, informazione, grafene, scienza, silicio, televisione, ragione critica, società industriale, accademia, uranio, le bombe atomiche, enciclopedia, diritti umani, empirismo, editoria, la somma teologica, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che stanno cercando di dirci è che noi siamo tante cose messe insieme. Alcune cose sono sbagliate, altre sono giuste, ma siamo tante cose messe insieme, esattamente come un essere umano che è composto da tante cose, alcune giuste, alcune sbagliate, anche a volte a seconda dei punti di vista, e non dobbiamo essere superiori, sentirci superiori agli altri, come invece ci sentiamo in continuazione. Allora, Pamplona, capitale della Navarra, la Navarra è parte in qualche modo dei Paesi Baschi, ecco il Paesi Baschi. Vedete, questa ovviamente non è la bandiera dei Paesi Baschi, è la bandiera palestinese, anche se i colori sono quelli. I Paesi Baschi sono un luogo di rivolta, un luogo che non ha mai sottostato a nessun tipo di potere, e loro tifano per chi viene oppresso, esattamente come sono stati oppressi loro per secoli. Ecco, questa è una delle immagini di Pamplona, perché Pamplona è anche questo. Abbiamo iniziato con Hemingway, non potevamo che finire dentro la Plaza de Toros, che è in qualche modo il simbolo di questa città, perché la città della festa di San Firmino, che si svolge tra il 6 e il 14 luglio ogni anno, e Firmino è stato un vescovo di queste parti alla fine del 200, inizio del 300, quindi stiamo parlando di terzo, quarto secolo avanti Cristo, e alla fine fu decapitato. Ecco, in onore di San Firmino si fa una corsa con i tori che ti corrono appresso, una corsa che sfocia in questa arena e che è stata contestata da molti anni dagli animalisti, perché sostengono anche giustamente che si usano dei metodi non proprio umani, corretti, animaleschi nei confronti dei tori. Ecco, la corrida, che in Spagna va molto di moda e in luoghi come questo anche, è una cosa che viene dall'antichità, però ha assunto gli aspetti che ha adesso nel 1670. Dopodiché sono successe due cose. A metà del Settecento Filippo V vieta le corride, V di Borbone, re di Francia, perché la Navarra all'epoca in qualche modo faceva parte del regno del Borbone, e vieta le corride perché le considera troppo brutali, non adatte alla legge di Versailles. E 25 anni dopo Federico VII invece riprende a fare le corride. Cosa succede nel frattempo? Fino a quel momento le corride erano una questione di nobili, erano i nobili che uccidevano i tori e sostanzialmente facevano fare tutto quanto ai loro servitori,
con l'arrivo di con la ripresa delle corride, i nobili vengono estromessi e appare la figura dei picadores, che sono delle persone a cavallo che infilzano il toro, lo rendono più debole in maniera tale che poi il torero possa combatterlo ad armi pari, diciamo così. Questa è almeno la teoria. Ecco, qui a Pamplona non è l'unico luogo in Spagna, si fanno a Madrid, si fanno soprattutto a Siviglia, ma insomma è un luogo simbolo per le corride e per i tori, ed è un luogo simbolo per l'orrore che suscita questa cosa, nonostante sia stata, abbia assunto un livello superiore. Questa arena è del 1922, da quando Hemingway scrisse il suo romanzo Fiesta, e da allora questa corrida, ma soprattutto la Fiera di San Firmino, ogni anno è diventata uno degli eventi, un po' come il Palio di Siena, uno degli eventi più popolari del mondo. E vengono turisti da tutto il mondo, in particolare, guardate un po', dagli Stati Uniti d'America. Però, come abbiamo visto, Pamplona non è solamente questo. Pamplona è una città di ribellione, tant'è che ovunque sui appesi ai balconi ci sono le bandiere in questo momento della Palestina, e ce ne sono tantissime. Ciao a tutti.